Riprendere subito la marcia senza farsi cogliere da falsi allarmismi con l'intenzione di riscattare prontamente il pesante KO del Ceravolo. 3 gare in 7 giorni attendono l'audace Cerignola, la prima di queste in programma nel posticipo di lunedì alle ore 20:30 al Monterisi contro il Monopoli nel match valido per il 24esimo turno del girone C di Serie C. Una sconfitta, quella di domenica scorsa contro la capolista Catanzaro, arrivata dopo più di un mese dall'ultima volta e che non deve e non va di certo a intaccare quanto di buono fatto vedere dai gialloblu nel corso di quest'annata. Nonostante il 4-0 maturato in Calabria, la formazione di Pazienza vede comunque sorridere la classifica. Quarto posto con 34 punti, col distacco rimasto invariato di un punto dalla Juve Stabia. Proprio contro le Vespe ha ottenuto una vittoria per 1-0, al contrario, il prossimo avversario degli Ofantini, un Monopoli appaiato in 8ª posizione, a quota 30, è tornato prepotentemente invischiato nella lotta playoff. Gli uomini di Pancaro mancavano l'appuntamento coi 3 punti da 3 giornate e arrivano a questa sfida da 4 risultati utili consecutivi in trasferta, con l'ultima sconfitta lontana dal Veneziani che risale allo scorso 20 novembre. Derby numero 8 tra le due squadre, con 3 affermazioni per parte e un pareggio. All'andata terminò 2-1 per il Monopoli, successo con lo stesso risultato invece per il Cerignola nell'ultimo incrocio disputato al Monterisi nel 2012, valido per il campionato di eccellenza. Consolidare il 4º posto è l'obiettivo in casa audace, un piazzamento da difendere cercando di ottenere quella che sarebbe per la prima volta in questa stagione la 4ª vittoria consecutiva davanti ai propri tifosi dopo quelle centrate contro Juve Stabia, Monterosi e Fidelisandria.